Gentile pubblico di Clipomani, benvenuti a una nuova puntata di Torta di Riso, in studio Andrea Geccon ed Enrico Balbontini a commentare una puntata monografica dedicata alla rubrica che ha avuto maggior successo in Torta di Riso. Stiamo parlando di L'imbecille del giorno. E voi siete benvenuti al giorno dell'imbecille. Andiamo con l'Hit Parade, partiamo a posizione numero 30. Oh, questo signore coi sacchi. Bravo, coi sacchi, non coi soldi, ma proprio con un sacco di juta. Vediamolo dove darà una facciata. Bravo! No, guadagna anche nella posizione finale. Ma sotto attacco dei ceceni, sembra. Vabbè. Posizione numero 29. Questo qua sembra un po' l'allenatore Marino, l'allenatore del... Esatto, quando va nei bagni dello spogliatoio. L'allenatore dell'Udinese. Guardate, non ne uscirà mai più. Preferiamo ricordarlo così. Bravo! Ma sì, stai così un attimo. Ma che... c'era le mutande la vecchia. Posizione numero 28, San Nicolao. Editore San Nicolao col Cavallao. Guarda che... Cavallao cerca di scappare, giustamente, perché ricordiamolo, San Nicolao è un imbriacone vestito un po' da Babbo Natale, un po' da imbecille. Con un aiutante generalmente scemo. Posizione numero 27. Questo qua sta facendo l'impegno mondiale di Bobcat. Sì, sì, proprio. Tra l'altro, giustamente si è messo tutta la rete nell'abitacolo, perché sennò si uccide a fare. Beh, questo qua è Bobcat acrobatico, ma vediamolo, veramente. Questo passa le giornate così. Bobcat Mentecat si chiama questa specie. Esatto, non so se è l'imbecille del giorno, ma sicuramente è imbecille. Posizione numero 26. In ciclismo, guarda questo qua è ancora vestito in Loden, c'hai freddo, e a fare il ciclista lì. Loden, non lo so, sembra in pigiama, più che altro, ma vediamo. Metti un po' di fuori in pista. Ha preso la scorciatoia, Andre. Posizione numero 25. Questo affronta l'Atlantico da solo con questa specie di scatoletta. Esatto, vediamo come andrà a finire. L'Atlantico di solito non perdona, ma speriamo che ci dia una gioia ancora maggiore. Lui ci darà una dimostrazione di imbecillità sicuramente. E cerca di bagagliare all'indietro. Anche perché la natura non ammette scherzi, diciamo. E come diceva Guccini, lo raccolsero che ancora respirava. Bravo! Andiamo alla posizione numero 24. Lavoro di casa, stanno avvitando qualcosa. Siamo nel fai da te fino al collo. No. Purtroppo ci tocca commentare anche questo, Andrea. Un imbecille usato come cacciavite umano. Speriamo che dopo lo usino come martello per piantare qualche chiodo. Sì, speriamo, veramente. Una riunione di imbecilli. Posizione numero 23. Ecco qua, siamo in Abcazia e questo fa nel giardino di un suo amico, fa campeggio. Sì, esatto, però grazie a Dio si spezza la spina dorsale così. Guardate che capocciata che dà contro la panca. E giustamente poi sta nella mente, mentre sì. Dio non sa che ha un padre imbecille. Andiamo a bomba alla posizione numero 22. Il pericolosissimo motocross. Non so neanche se si chiama motocross. Forse è trial, forse è enduro, forse è solo un imbecille. Esatto. Ci riprova. Bravo, provaci ancora Shem. Ma provaci, la butta lì. Posizione numero 21. Uela, un ciccione vestito di giallo su un quad nelle sabbie mobili. Giovanilisticamente con un berrettino di traverso. Sì, molto hip hop come imbecille. Ma guardatelo, nella fanga fino al collo. Nessuno giustamente lo aiuta, non c'è nessuno neanche nell'inquadratura. Anzi, se avessimo il sonoro sentiremmo le pernacchie che lo irridono. Ecco, fate parte. Guarda quante alghe ha recuperato. Trascinato dagli eventi, vai. Posizione numero 20. Questo è un gioco che usa molto in Cile quando ci sono le inondazioni. Esatto. Dopo si mettono tutti a giocare così. E quindi in Cile vedete che hanno proprio una parco imbecilli mica da ridere. Guardate questi quattro. Addirittura in quattro. Sono un po' gli oasis dell'idiozia. Sul cemento di pronta lo stanno facendo. Dove lo fanno? Spero di sì, così almeno rimangono lì tutta la vita. Pastati, gucemendo e poi murati. Che stia alla fine che hanno a fare sti cornuti. Esatto. Così, molto bene. Bravo! E poi nel gioco. Diciamo che finiscono tutti quanti nella fanghiglia. Vedi, questo qua lo conosco, è Burruciaga. Sì, sì, sì. Guardalo. Ecco fatto. Bravo Enzo, complimenti. È una scena anche che ha risvolti strani. Guarda, si butta anche lui così per solidarietà. Posizione numero 19. Questo è un vecchio che viene aiutato da una gracile nipotina. Eh sì, però guarda, sembra dico, che sia un po' difficile, vecchio. Si vede che va a finire male già da subito. Lo chiamano Polanca, non si sa perché, forse per l'anca di ceramica che gli hanno messo. Però poi la nipote lo rincuora, vedi, bravo vecchio, non ti preoccupare, non c'è problema. Ma riprovaci un'altra volta con quel cilindro. Sì, 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 dice di sì. Andiamo al 18° imbecille. Questo qua non si capisce se lo fa apposta o se è drogato.
per me tutte e due, forse anche ubriaco. Però che prende la rincorsa addirittura, non so. Eh sì, fa il simpatico burlone, vedete? Eh sì. Poi ci sei entrato a casa, caro? Giustamente si recide un braccio e i tendini. Infatti il filmato continua al pronto soccorso della sua cittadina. Pronto soccorso che sembra un lounge bar, però, sì, però comunque un pronto soccorso. Sarà al nord. Eccolo qua, guardate. Ma non è niente, c'è ancora un coccio piantato nella vena, ma non è male, eh? Posizione numero 17, amici. Allora, qui neve sul tetto, sul c'è tetto, c'è un progetto, dobbiamo farla scendere, dicono. Va bene, allora lui ha una tecnica tutta particolare, che è la tecnica dell'imbecille, poi. Imbecille. Mio nonno faceva così, nelle isole Svalbard. Suo nonno, che lo conoscevano tutti come imbecille nelle isole Svalbard. Però, dico, a parte che sono morti tutti, sì, ha funzionato. Sono morti, ma però che ridere quella volta. Quanto ridere quelli lì. Bravi. Beh, comunque, ragazzi, questo non è ancora niente, perché possiamo scalare una posizione e andare direttamente alla posizione numero 7. E vediamo, e qui più che un imbecille è una cooperativa di imbecilli. La cooperativa di imbecilli di Tromsø, che è praticamente un posto a nord della Norvegia. Ma molto a nord, sì, vedete, e quando i ghiacci si sciolgono loro fanno questo sport. È qua. La festa della primavera, diciamo, la chiamano festa primavera. Qua, anzi, quasi estate lì, adesso. Sì, quasi estate, ecco qua i fratelli Jansen che si fanno malissimo. Vediamoli, guarda, Olle e Palle Jansen. Sì, sono due. Bravi, bravissimi, vediamo. Arriva già indeciso alla meta, chissà dove vuole andare. Ma no, invece questo ha la tecnica giusta, Andre. Ci credo. Perché si fa così. Sembrava lui l'imbecille. Francesco Jorgensen, sì, era. Vediamo questo. No, ma ti sei messo la maglietta, però è un po' sbulaccato, diciamo. Fresco della Maddalena. Vai così? Vai. Vabbè, però insomma. Sì, alla fine cosa ci è arrivato. Con un certo stile, diciamo. Ma deve essere molto difficile. Quello che sembrava un imbecille ce l'ha fatta bene. Infatti, ma solo perché era il vero imbecille era lui. Preferisce non vedere l'epilogo. Ma questo di corsa se la fa anche. Bravo, torna indietro che sono là gli sci. E trottando con questo imbecille io direi di salire ancora un gradino, posizione numero 15. Ecco qua un novello Icaro del 2000. Ma sì, ma molto novello direi, molto poco Icaro. Qua mi sa che non fa proprio niente di strano. Infatti, non aspettatevi nulla di spettacolare, perché questa è solo una prova di imbecillità, in realtà. Fa vedere proprio a noi due, Henry e Andre, che è un imbecille. Ma noi ci fidavamo già, Ci fidavamo già dalla foto che aveva mandato. Adesso comunque lo sa tutta Italia che sei un imbecille. E vorrei che questa cosa andasse anche in mondo visione, così lo saprebbero tutti. Io vorrei che veramente arrivasse un comando di ceceni e lo farebbe. Dasse, però purtroppo non scoppia, non scoppia. No, bravo. Posizione 14, andiamo avanti. Ah, beh, questa. Mondiali di vigili del fuoco. Sì, fanno una prova perché scommettiamo che? Scommettiamo che spegniamo l'incendio. E intanto passiamo così alla storia come degli imbecilli. Mentre vi ricorderete tutti quelli dei Ground Zero che avevano passato per degli eroi, questi passano per degli imbecilli del giorno. Guarda questo. Bravo, ubriaco dalla sera prima. Come in ufficio. Posizione numero 13. Oh, questo qua è il Salterelling. Salterelling, snow. Snow Salterelling, sì, oh, là là, che stilone. Ha delle ginocchia di tungsteno questo ragazzo, veramente. Mi sa che sta facendo un po' troppo il figo, infatti. Vediamo come se la gioca. Sì, rimettiti a posto il cappellino. Esatto, ci ha messo la rete apposta, guarda. Tra l'altro è filo spinato, quindi speriamo che venga, muoia dissanguato lì. Bravo. Posizione numero 12. Ecco, io già quelli con le moto slitte sono un po' come quelli con le moto ad acqua. Sì, pieni a sbelle. Sono imbecilli per natura. Ecco, bravo. Vedete, con un certo fair play cerca di accendere la moto slitta. Che non è sua, è noleggiata. Chiaramente è di Jürgen, il suo amico. Niente, non va, è lui. No, è partita. Invece parte e lo lascia lì come un imbecille. Non solo, ma lui con uno sforzo atletico la raggiunge. Certo, la tiene. Sì, la tiene proprio così con l'affare lì. Vediamo se rimane falciato oppure se riesce a fermarla. Allora, speriamo che le nevi siano eterne, almeno come durata in lunghezza, perché oppure, sennò speriamo che arrivi lo Yeti e se lo mangi vivo come le cani. Posizione numero 11. Oh, intellettuale, finalmente. Finalmente qualcuno che ci dà questo senso di intelligenza. Dal cappello direi che siamo in Quebec. Oh no, direi che siamo in Ontario, ma l'ho capito dal colletto io. Però cosa. Il cappello era da Quebec, ma il colletto era da Ontario. La faccia è da imbecille, lo sapete tutti quanti. Esatto, sta facendo un provino, probabilmente. Guardate bene, perché la lente, intanto, oltre a vergognarsi di essere lì, però ci permette di vedere come gli hanno buttato i denti in bocca. Potrebbe anche essere un colloquio di lavoro, guarda, lui si è
presentate e far simpatico, eh? Ma sicuro che ti assumono, guarda. Ma sicuramente, ma ora una congrega di filatelici in acido. Si sta guardando intorno perché dice: non so se mi prendono in questo lavoro qua, però io continuo a fare simpatico. Comunque l'occhialino ti slancia così, eh. Ma non hai ragione anche tu, anche la giacchetta e il colletto non sono male. Stiamo risalendo a stecca la montagna di imbecilli, Andrea. Esattamente. Posizione su posizione. Sì, siamo arrivati quasi alla zona calda, diciamo, di questa Champions League degli imbecilli. Quindi incollatevi al televisore perché vi aspetta veramente il meglio. Adesso non andate via, c'è una botta di pubblicità. La torta di riso non è finita.